Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo su quanto accaduto ieri sera sul terremoto che ha di nuovo sconvolto il centro Italia, interessato anche se fortunatamente senza danni la nostra regione. E a tal proposito la Protezione Civile regionale è in stato di allerta in conseguenza del terremoto. La sala operativa regionale, dopo le prime scosse telluriche, ha preso contatto con tutti i sindaci dei comuni confinanti con le Marche e ha inviato sul posto squadre di volontari per il sopralluogo visivo e l'ascolto delle esigenze della popolazione. Sempre nella nottata sono stati presi contatti con Enel, Ferrovie dello Stato ed ente gestore delle dighe per un primo esame dei danni, in particolare sulle dighe di Campotosto, Bomba e Casoli, che anche qui fortunatamente hanno dato esiti negativi. Ad un primo esame visivo, le scosse di ieri non hanno provocato danni alle strutture edilizie, ma in alcuni casi hanno determinato un allargamento delle lesioni dovute al terremoto dello scorso 24 di agosto. Tutte le scuole dei capoluoghi d'Abruzzo e dei centri maggiormente abitati sono rimaste chiuse per consentire il sopralluogo da parte dei tecnici per garantirne la stabilità. Non viene segnalata per il momento alcuna situazione di disagio, ad eccezione dello sgombero di un'abitazione a Valle Castellana minacciata da un edificio confinante. La Protezione Civile regionale ha dato al Dipartimento Nazionale la propria disponibilità a mobilitare uomini e mezzi per l'assistenza alle popolazioni residenti nei comuni marchigiani. Il Dipartimento Nazionale sta per chiedere alla Regione Abruzzo la disponibilità di 3 cucine mobili e delle relative attrezzature per la ricettività, per fornire pasti agli operatori e alla popolazione che durante le ore diurne tornano presso le loro abitazioni per recuperare gli effetti personali, e sono circa 5.300 le persone assistite per quanto riguarda il terremoto. Questa mattina il presidente Luciano D'Alfonso ha tenuto una riunione per attivare le verifiche post sisma su alcune infrastrutture. In particolare ha chiesto alla direttrice del Dipartimento Trasporti e Mobilità, Maria Antonietta Picardi, di attivare verifiche su eventuali criticità presenti nelle opere della rete stradale provinciale, con esplicito riferimento a ponti e viadotti, nella consistenza autostradale regionale, negli edifici correlati al trasporto pubblico locale, cioè i terminal degli autobus, e nelle dighe, come abbiamo detto in precedenza. D'Alfonso ha chiesto di coinvolgere nei controlli anche l'Ordine degli Ingegneri e le facoltà universitarie esperte per materia. E allora andiamo ad ascoltare proprio il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che questa mattina abbiamo avuto in collegamento telefonico nel corso della trasmissione Mattino 6. Abbiamo subito verificato attraverso i nostri sistemi di informazione, di raccolta dati, che non c'erano né lesioni, né danni, né criticità, almeno nella regione Abruzzo, sia dal punto di vista dell'edilizia pubblica ed istituzionale che del patrimonio viario, autostradale e anche delle infrastrutture che erogano energia elettrica. La stessa cosa purtroppo non si è potuto dire per quanto riguarda le Marche e l'Umbria. Io voglio anche evidenziare come questa mattina, attraverso i servizi preposti, attiveremo una verifica dei 2 invasi idrici, non solo con funzione di raccolta idrica, ma anche di produzione idroelettrica di Campotosto e di Penne. Faremo fare delle verifiche ulteriori. Come si reagisce in questi casi? Entra in campo il piano di protezione civile comunale. Per fortuna in Abruzzo tutti i comuni si sono dotati di questi piani, per merito sia dei comuni che della protezione civile regionale e nazionale e anche delle strutture di volontariato, che consente alle persone di essere assistite in caso di difficoltà o di disastro o di pericolo. E dall'altra parte c'è un piano invece che riguarda gli investimenti concernenti l'edilizia pubblica istituzionale, e voi sapete che su questo è da tempo in corso un piano che sta ripristinando agibilità e potenziando le strutture. Esiste un tema, non solo in Abruzzo e nell'Appennino ma in Italia, della resistenza sismica delle strutture destinate a erogare servizi pubblici. Penso a scuole, a municipi, anche a strutture complessivamente dedicate a servizi pubblici. Su questo
Il governo si sta dotando, e lo vedremo nella legge finanziaria di dicembre, di coperture finanziarie progressive e pluriennali che vanno sotto il nome di Piano Casa Italia. E andiamo avanti con la pagina dedicata al sisma, perché il territorio più colpito è stato sicuramente quello teramano. In particolare ci sono stati problemi, e non solo nella provincia di Teramo, ma Teramo città, per quanto riguarda le scuole. Abbiamo detto in precedenza delle verifiche che si stanno svolgendo all'interno dei plessi scolastici per capirne e valutarne la staticità, controlli un po' in tutta la regione, soprattutto nei principali capoluoghi, Chieti, Pescara, L'Aquila e soprattutto Teramo. E sempre a Teramo controlli anche all'università, dove le sedi riapriranno per la giornata di domani, ma l'attività didattica resterà sospesa per venerdì 28 e lunedì 31 ottobre. Questa è la decisione dell'Ateneo a seguito delle verifiche effettuate nei plessi di Colle Parco e al polo veterinario di Piano Daccio, che hanno dato esito negativo. È stata dunque disposta la riapertura per quanto riguarda le giornate precedentemente citate e la sospensione dell'attività didattica in tutte le sedi dell'Ateneo, inclusa quella di Avezzano. L'attività didattica riprenderà regolarmente mercoledì 2 novembre, mentre l'ospedale veterinario di Piano Daccio resterà aperto anche nella notte di giovedì 27 ottobre per garantire agli studenti ospitalità nel caso in cui ne avessero bisogno. Dunque questo per quanto riguarda questa notte. Altre notizie, aggiornamenti in questo momento non ce ne sono, la situazione è abbastanza tranquilla, tra l'altro nei territori più colpiti, cioè quelli delle Marche e anche dell'Umbria, arriveranno nel pomeriggio sia il Premier Matteo Renzi che Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile Nazionale, oltre a Vasco Errani, che è il commissario per la ricostruzione, che si stava già occupando dei territori colpiti dal sisma del 24 di agosto. Chiudiamo la pagina dedicata al terremoto e continuiamo con la cronaca, perché sono momentaneamente sospese le ricerche del giovane pescatore subacqueo disperso da ieri al largo della costa teramana nei pressi della piattaforma Lo Squalo. Del ragazzo, un pescarese di 28 anni, non si sa più niente da quando l'amico che stava facendo la battuta di pesca con lui ha dato l'allarme e ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sentiamo il servizio di Elisa Leuzzo. Ancora nessuna traccia del giovane pescarese disperso da oltre 24 ore al largo della costa tra Pineto e Roseto degli Abruzzi, quando, durante un'immersione con un amico nei pressi della piattaforma per estrazione di gas Squalo, il giovane non era più riemerso. L'amico, che si trovava con il giovane disperso, intorno alle 10 di ieri mattina ha quindi lanciato l'allarme e sul posto sono subito scattati i soccorsi. Le ricerche sono durate per intera giornata di ieri, interrotte al tramonto e riprese stamani alle 8, sono state sospese dopo solo due ore per il maltempo. La sospensione è stata dettata dalle condizioni del mare, attualmente molto mosso, e riprenderanno appena possibile. Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara, anche se la base operativa è stata allestita al porto di Giulianova. Ricerche in collaborazione con il corpo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i sommozzatori della Croce Rossa e un elicottero della Polizia. Il fondale, nella zona interessata dalle ricerche, è superiore ai 70 metri e per tale motivo si è reso necessario l'ausilio di una strumentazione apposita. Così, per proseguire le ricerche, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera hanno richiesto l'ausilio di attrezzature specifiche. Il nucleo sommozzatori di San Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un robot. Nelle prossime ore giungerà da Catanzaro un altro robot dotato di particolari sonar capaci di scandagliare al meglio i fondali, attrezzato con un eco-doppler con altro potere discriminante per la ricerca dei corpi.
Tra le ipotesi, i due giovani pescatori si sarebbero immersi per effettuare attività di pesca subacquea. C'è il rischio, nel corso della battuta, che il disperso sia andato incontro a sincope anossica, uno dei pericoli della pesca in apnea, quando sparando ad una preda si rischia di essere trascinati oltre i 15 metri. Vi è infatti la possibilità che il subacqueo si trovi sul fondale, dato che il suo corpo, al momento dell'immersione, era zavorrato. Ed ora cambiamo argomento per occuparci di economia. CNA lancia l'allarme sulle microimprese, dati preoccupanti che coinvolgono soprattutto la provincia di Chieti, fino ad oggi considerata la locomotiva dell'economia regionale. L'appello della Confederazione Artigiana è rivolto alle istituzioni affinché vengano introdotti aiuti per gli imprenditori in crisi. Francesca Romana Testi. 1200 imprese che hanno chiuso i battenti, almeno 4 lavoranti per ognuna, oltre 5000 i posti di lavoro persi in 2 anni. A rendere noti questi punti è la CNA, che parla di vertenza Abruzzo, un caso regionale che richiede l'immediato intervento del governo D'Alfonso. Abbiamo già scritto al presidente D'Alfonso e al vicepresidente Lolli, che ha la delega, ci vedremo, abbiamo già calendarizzato l'appuntamento il 14 novembre e in quell'occasione non solo discuteremo dei problemi dell'artigianato ma anche delle ipotesi concrete per rilanciare questo settore. Chiude un'azienda di 100-200 persone, dipendenti, e si mobilita tutta la regione. Chiudono aziende per un totale di 5000 persone, praticamente tutto tace. Allora noi abbiamo chiesto fortemente alla regione di innescare questi meccanismi per rilanciare il settore. I dati più allarmanti questa volta arrivano dalla provincia di Chieti, quella che ha sempre rappresentato il traino economico più forte, un meno 2,41% contro una media nazionale dello 0,82%. Chiudono in modo individuale, non fanno rumore, non fanno notizia, però purtroppo si perdono tantissimi posti di lavoro. Noi pensiamo che bisogna prestare maggiore attenzione a questo nostro mondo, perché altrimenti si vanno a perdere delle competenze, dei saperi che poi difficilmente saranno recuperati, e il nostro territorio ne soffrirà non solo adesso ma anche in un futuro, quando magari ci sarà una ripresa. E adesso siamo al Consiglio Comunale di Pescara, un consiglio davvero caldo questa mattina, perché è il primo dopo il rimpasto di giunta che ha provocato tante polemiche. Gli scontenti hanno fatto sentire la propria voce nei confronti del sindaco Marco Alessandrini. Sentiamo. Era inevitabile, tutti, compreso il sindaco di Pescara, si aspettavano che il primo consiglio comunale, dopo l'ultimo rimpasto di giunta che aveva visto allontanati 3 assessori, iniziasse con qualche puntualizzazione, come quella dello zio di Veronica Teodoro, lei che da 2 anni sedeva di diritto sulle poltrone della giunta. Alessandrini apre la seduta con queste parole. La nostra comune convinzione che i problemi complessi con l'azione di governo non possano e non debbano essere affrontati singolarmente. Ad intervenire subito è Pier Nicola Teodoro, che per 8 lunghi minuti annovera le ragioni di dissenso verso l'allontanamento della nipote, voti compresi. Caro sindaco, che senza i voti della lista Teodoro, il centro-destra, unito sin dal primo turno, sarebbe stato avanti di un punto percentuale rispetto al centro-sinistra guidato da lei. La lista Teodoro ha contribuito in modo determinante alla vittoria del centro-sinistra, sia nella città di Pescara, nella provincia di Pescara, e anche partecipando alla consultazione regionale. La necessità di rispettare con la lista Teodoro l'impegno assunto davanti agli elettori, ma come bruto in Senato ha pugnalato alle spalle chi, con lealtà, coraggio, gli ha consentito non solo di vincere le primarie di centro-sinistra, ma soprattutto di vincere le elezioni amministrative. A chiosa di Teodoro, che ricorda i principi della politica come quello delle alleanze, arriva il consigliere Forza Italia Marcello Antonelli, che ricorda a sua volta qualcosa a Teodoro. La faida dentro il PD ha ucciso, ovviamente, collega Teodoro, i vasi di coccio. E i vasi di coccio sono le liste civiche. Avete contribuito alla vittoria di Alessandrini, eleggendo 6 consiglieri comunali. Continuate a sostenerlo, non avete rappresentanza in giunta, non contate nulla. Quello che si decide di importante in questa città
si decide in altre stanze e in altri palazzi. E voi siete complici di questa situazione. E c'è una notizia di cronaca giudiziaria che riguarda proprio il comune di Pescara, perché è prevista il 23 di marzo prossimo la discussione davanti al GUP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo del procedimento riguardante presunti crediti inesigibili, tasse, multi, affitti di case popolari del comune di Pescara. Quattro gli imputati: il sottosegretario regionale in quota SEL Mario Mazzocca, il capogruppo di Forza Italia alla regione Abruzzo Lorenzo Sospiri, Gaetano Monaco, originario di San Valentino in provincia di Pescara, direttore generale della Soget, Domenico Ludovico, originario residente in provincia di Taranto, responsabile del settore esecutivo della Soget. Nel corso dell'udienza di questa mattina il GUP ha respinto le due eccezioni presentate dalla difesa di Ludovico. Andiamo avanti adesso per occuparci di cimiteri. Andiamo a Francavilla, dove ci saranno lavori di restyling per circa 3 milioni di euro. L'opera verrà realizzata dalla ditta che si è aggiudicata il project financing ventennale. Tra le novità introdotte ci sono percorsi dedicati ai non vedenti, auto elettriche per gli anziani e un catasto consultabile all'ingresso. Dall'emergenza e dalle liste d'attesa che hanno raggiunto anche i 10 anni, ad un servizio innovativo garantito, il sindaco di Francavilla presenta il nuovo cimitero affidato ai privati con un project financing ventennale. Luciani ci tiene a precisare subito un dato importante per i cittadini: l'incremento dei costi. L'opera di restyling costerà 2,8 milioni di euro e garantirà servizi adeguati oggi completamente assenti. In sostanza un cimitero che viene rimesso a nuovo, che viene reso conforme alle normative di legge, che viene arricchito tra le tante novità. Ad esempio ci sarà la possibilità di spostarsi con una macchinina elettrica al suo interno, ci saranno i percorsi per i non vedenti, ci sarà un catasto cimiteriale che quindi ci restituirà l'idea di cimitero. Oggi venire al cimitero di Francavilla o si va per conoscenza oppure è quasi impossibile cercare la tomba di un caro, di un amico o addirittura di un familiare. Una concezione più pratica e percorribile dell'intera struttura, spiega la ditta, che è già consultabile sul sito internet dedicato cimiterofrancavilla.com. Ai cittadini invece il compito di scegliere il suo nuovo nome mediante un questionario fornito dal comune. Il cimitero sarà reso più bello con i fiori, ci saranno rifatte tutte le viabilità. Stiamo facendo l'adeguamento dei lumini alle nuove norme CE, in quanto l'impianto è molto vecchio, e ci saranno nuovi ascensori e tutte quelle cose da rendere più confortevole e meno stressante e, diciamo, e sofferente quando uno viene al cimitero. Il CRAM, il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo, ha organizzato una 4 giorni di incontri per 140 associazioni provenienti da ogni parte del pianeta. Sarà presentato anche un portale dedicato proprio al CRAM. Solo lo scorso anno erano stati 38 i paesi a prendere parte al CRAM 2015, opportunità di scambio e di relazioni. Sono ambasciatori d'Abruzzo che vivono all'estero e il Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo punta ad offrire un assaggio del territorio in occasione della 5 giorni che si svolgerà tra Casoli e Vasto. Questa è un'occasione per far conoscere l'Ia Costa. Abbiamo puntato su una serie di eventi che si svolgeranno nell'arco di 4 giorni, che coinvolgeranno la costa chietina a partire da Casoli per poi arrivare fino a Vasto. 4 giornate alla scoperta del nostro territorio, della costa dei Trabocchi, di città storiche importanti per questa regione. Il prestigioso istituto alberghiero Villa Santa Maria, la cena sui Trabocchi, il teatro di Casoli, la casa museo Forlani e poi incontri, dibattiti e confronti internazionali. Sono 70.000 gli abruzzesi emigrati solo dalla provincia di Chieti, 140 le associazioni del mondo che parteciperanno e 20 giovani imprenditori e docenti che prenderanno parte al workshop alla presenza di associazioni di categoria del territorio. La prima novità riguarda il portale che verrà presentato quest'anno in questa iniziativa e che sarà un mezzo per dialogare con le nostre associazioni quotidianamente. È stato molto utile in questa fase per le questioni che riguardano il Venezuela. L'altro aspetto importante è che per alcuni anni si era trascurato il congresso dei giovani distribuiti nel mondo.
figli dei nostri immigrati, terza e quarta generazione, che io invece, quando l'avevo lasciato nel 2008 questa attività, ritenevo un punto di forza. Quest'anno si reinsedia il Congresso Internazionale dei Giovani, perché è puntando sui giovani che ricostruiamo un vero tessuto di promozione della nostra regione all'estero. E adesso in qualche maniera ritorniamo a parlare di terremoto. Nella seconda giornata di Officina L'Aquila, riflettori accesi sui modelli di prevenzione sismica in Nuova Zelanda e Giappone, da sempre in prima linea nel combattere il terremoto attraverso le nuove tecniche edilizie. All'indomani del sisma che ha colpito la Valnerina, lancia e rilancia un piano straordinario di messa in sicurezza sismica del paese. Sentiamo il servizio. Seconda giornata all'Aquila di Officina L'Aquila, la tre giorni organizzata dall'ANCE dedicata ai temi della ricostruzione, del restauro e delle nuove frontiere dell'edilizia. Nel dibattito del mattino protagonisti sono stati Paolo Arizzi dell'Università dell'Aquila, che ha illustrato le avanzatissime tecnologie antisismiche adottate in Giappone, e Stefano Pampanin dell'Università di Canterbury, che ha raccontato la ricostruzione di Christchurch in Nuova Zelanda, evidenziando anche come nel mondo la ricostruzione post-sismica dell'Aquila rappresenta un modello molto positivo. Si insegna all'università tecniche innovative che in Italia purtroppo potremmo fare, ma non abbiamo lo spazio per farlo. Si sono sviluppati dei sistemi finanziari di supporto in modo tale che il costo del terremoto sia a un costo per le assicurazioni private e per gli assicuratori. Non sto dicendo che in Italia può funzionare nello stesso modo, ma si può pensare a uno schema ibrido. Il pensiero di tutti all'auditorium del parco è andato ovviamente al terremoto che ieri sera ha colpito i territori di Umbria e Marche. Una ragione in più per il neopresidente ANCE L'Aquila Barattelli per avviare subito Casa Italia, il grande piano di messa in sicurezza sismica del territorio a rischio, anche contro le resistenze dell'Europa, contro gli investimenti a deficit. La lezione è quella che bisogna diffondere una cultura della conoscenza. Noi domani lanceremo ancora una volta un grido di dolore, un forte stimolo al nostro governo di accelerare il progetto Casa Italia, che prevede la messa in sicurezza di tutto il territorio nazionale, che passa però prima attraverso una diagnosi sistematica di tutto quel che c'è, perché tanti privati cittadini ignorano la qualità dell'edificio in cui vivono, e questo è uno sbaglio, devono essere messi a conoscenza delle situazioni. Voltiamo pagina. Civitella del Tronto si offre ai visitatori come Borgo di Santi, Fanti e Bevitori. Dal 29 al 31 di ottobre c'è la possibilità di intraprendere itinerari di gusto e fede lungo il percorso mariano che unisce Campli alla Rocca Civitellese. Tania Bonici Castelli. E allora Andiamo avanti, perché il servizio non è pronto, vediamo se riusciamo a recuperarlo più in là. Il Patch Club Harley Davidson Way Out di Pescara ha festeggiato a Francavilla il suo primo compleanno. Musica e divertimento per una serata all'insegna del rombo dei motori statunitensi e di un libro. Vediamo. Un anno di chilometri macinati in sella alla propria Harley Davidson all'insegna dell'avventura e dell'amicizia. Il Patch Club Way Out di Pescara ha spento la sua prima candelina e lo ha fatto assieme ad amici bikers arrivati da tutta Italia. Il compleanno è stato anche l'occasione per formulare l'invito al quarto run diffuso, evento simbolo dei Way Out, che si terrà il 5 e 6 agosto in Abruzzo tra Campo Imperatore e Santo Stefano di Sessanio. Abbiamo fatto, diciamo, in un anno tanta strada, abbiamo fatto un evento grande ad agosto a Santo Stefano di Sessanio ed è riuscito benissimo, ci siamo divertiti, sono venute tante persone da tutta Italia, quasi metà Italia, sono venuti a trovarci come prima volta, è stato un evento grandissimo. L'ospite speciale della serata è stato Lorenzo Gioacchini, in arte Lori 666, che ha presentato il suo ultimo libro, Black Diamonds. Parla di viaggi, di esperienze, di club di motociclisti che vanno in giro per il mondo, in pratica è una storia di un piccolo gruppetto italiano che piano piano cerca di arrivare in cima alle vette mondiali, diciamo, cerca di raggiungere uno scopo importante nella vita. Come si coniuga la motocicletta e la scrittura? Ma guarda, io ho cominciato così per ridere, non è che non mi sento neanche uno scrittore, perché comunque lavoro normalmente come tutti gli altri. Si coniuga nei viaggi, nelle situazioni che è, scrivo giù qualcosa, poi raggruppo e vengo fuori libri. Adesso è pronto il servizio che riguarda Civitella del Tronto. Andiamolo a vedere.
Dal 29 al 31 ottobre Civitella del Tronto si trasformerà in un borgo di santi, fanti e bevitori. I visitatori potranno godere di un'esperienza davvero originale tra fede, storia, cultura, gusto e tradizione. Spaziando dal sacro al profano, la Tre Giorni prevede percorsi gustativi, spettacoli, mostre e visite guidate attraverso l'antica via pellegrinale Campi Civitella, con benedizione dei ceri alla vigilia di ogni santi. Un mix che rappresenta l'Abruzzo, che rappresenta, come d'altra parte era l'intento di questo bando aperto dalla regione, Abruzzo Open Day, quindi farsi conoscere, far trasmettere quelle che sono davvero le peculiarità di questo territorio sconosciuto ai non abruzzesi. Si comincia il sabato 29 ottobre con... un pellegrinaggio a piedi da Campli a Civitella è il primo passo per unire questi due borghi e unirli nella fede, perché la Scala Santa, le chiese mariane del nostro territorio e una via matris, quindi sette stazioni sulla Madonna che rimarranno per sempre. Domenica e lunedì sono più incentrate su quella che magari invece è la parte enogastronomica, un percorso all'interno del borgo di Civitella di 10 punti di mescita di vini delle colline teramane, quindi del consorzio colline teramane, e naturalmente spettacoli in fortezza con la compagnia dei Folli, il Falconiere, l'apertura di una parte di una casa museo, un progetto che riusciremo a portare avanti per tutto l'inverno e speriamo di aprire totalmente per l'estate. Ruolo fondamentale per il successo della manifestazione lo svolgerà la fortezza di Civitella, che resterà aperta tutti i giorni fino alle 20. Il fulcro del turismo civitellese sia proprio la sua fortezza, 25.000 metri quadri, una delle fortezze borboniche più grandi d'Europa, è normale, credo che sia così. Imperdibile la notte di Halloween proprio in fortezza. Il 31 ottobre dalle 22 in poi chi vorrà potrà incontrare senza paura i famosi Mazzmarilli. E adesso apriamo la pagina dello sport e torniamo a quanto successo ieri sera nel turno di Serie A con la partita dello Stadio Adriatico Cornacchia finita 0-1 a favore dell'Atalanta. Pescara che non è riuscito a convincere nella partita contro gli Orobici, che hanno segnato nella ripresa con un gol di Caldara. Tra l'altro la partita è stata sospesa proprio a causa del terremoto e ci sono state contestazioni da parte della curva che chiedeva la sospensione definitiva, quindi l'interruzione della partita. Andiamo ad ascoltare il racconto del match nel servizio di Paolo Renzetti e poi andiamo a sentire anche le impressioni dopo gara di Massimo Oddo. In una serata incredibile con una forte scossa di terremoto che ha portato anche ad una sospensione di 2 minuti della gara, l'Atalanta coglie il massimo risultato con il minimo sforzo, piegando un Pescara mai veramente in partita e ora in crisi. L'Adriatico porta bene agli Orobici che anche con il Crotone sul neutro dell'impianto di Via Pepe avevano conquistato l'intera posta. Per la squadra di Massimo Oddo 2 passi indietro sul piano del gioco con un capo che fa suonare l'allarme per una formazione ancora alla ricerca della prima vittoria sul campo della stagione. Nelle Pescara Oddo recupera Manai, Muric e Coda, ma solo il primo è in campo. Oddo cambia il modulo e passa al 4-1-4-1. Gasperini squalificato, attua un mini turnover e fa scendere in campo dall'inizio Zukanovic, Freuler e Paloschi. Si comincia davanti a 13.000 spettatori all'insegna dell'equilibrio con le due squadre ad affrontarsi nella zona di centrocampo. Al 21esimo c'è una punizione battuta da Aquilani con la palla che termina Manai che di testa mette a lato. Sicuramente più pericoloso al 23esimo Zukanovic che sempre di testa schiaccia a 2 passi da Bizzarri, mancando di pochissimo il bersaglio grosso. Il match stenta a decollare con i 2 attacchi spesso sopraffatti dalle rispettive difese. Il Pescara, chiamato a fare la partita, cerca di fare quel che può, ma al 32esimo quello che non ti aspetti, con una forte scossa di terremoto che fa scoppiare il panico prima sugli spalti e poi in campo. Momenti di terrore allo Stadio Adriatico quando il cronometro segna il 32esimo con la scossa udita distintamente sulle tribune e con alcuni spettatori che scappano dagli spalti. La tribuna balla per oltre 10 secondi con scene di isteria collettiva, considerando che già intorno alle 19 nel capoluogo adriatico si era sentita molto forte anche la prima scossa. Panico tra i giocatori in campo con l'arbitro guida di Torre Annunziata che sospende la gara per farla poi riprendere dopo qualche minuto. Sugli spalti non è più la stessa cosa, mentre inizia anche a piovere. Nel prosieguo del match al 42
ventiduesimo, la squadra ospite con Dramé e poi Caldara sfiora il vantaggio con il difensore che colpisce in pieno la traversa. Dopo l'intervallo si riprende nella ripresa su un campo allentato e con il Pescara che al primo minuto si vede con un tiro alto di Manai. Il terreno pesante non agevola il Delfino che però cerca di avanzare il proprio baricentro, ma al quarto d'ora arriva il vantaggio ospite con Caldara che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta più in alto di tutti e mette alle spalle dell'incolpevole Bizzarri. Oddo, dopo aver fatto entrare Cristante, getta nella mischia anche Pepe, anche se ad andare vicina al raddoppio la formazione ospite al ventiduesimo con un tiro di Kurtic che termina di poco sopra la traversa. Il Pescara è spento e spesato con gli ospiti che non devono faticare per arrivare così alla conquista di un successo che porta i nerazzurri a ridosso della zona Europa con il tredicesimo punto conquistato nelle ultime 5 gare. Per il Pescara invece buio pesto e domenica prossima a San Siro c'è il Milan. No, confuso no, perché i ragazzi hanno fatto quello che dovevamo fare e l'hanno fatto bene in fase di non possesso, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato. Il problema, la mia paura è esattamente quella, che dopo un certo punto con una squadra giovane come la nostra rischi di perdere autostima, rischi di non essere più capace di fare le cose che fai quando sei spensierato. Ed è questo il rischio più grande. E quello che ho sempre detto, oggi abbiamo avuto la dimostrazione lampante. Abbiamo provato anche a contenere di più, abbiamo provato a fare una partita più sporca e l'abbiamo persa. E non abbiamo neanche giocato e non abbiamo neanche creato. Quindi ripeto e sottolineo che purtroppo noi abbiamo un'unica via che ci può consentire di giocarci le nostre carte, che è quella della nostra filosofia, del nostro gioco, perché non siamo una squadra come l'Atalanta, come altre squadre capaci di non giocare, di contenere e portare a casa la partita, perché non abbiamo quelle caratteristiche. Abbiamo preso un gol su una palla inattiva dopo 12-13 calcio d'angolo che avevamo. Ci eravamo comportati benissimo perché in quel momento purtroppo è calata la concentrazione. E adesso scendiamo in Serie D per andare a conoscere il nuovo acquisto del Pineto, Albino Fazio. Albino Fazio, un nuovo rinforzo per il centrocampo del Pineto e questa volta arriva direttamente dalla Lega Pro, ex Melfi, insomma un curriculum di tutto rispetto, molisano di Campobasso. Come mai la scelta di venire qui a Pineto e quindi anche di scendere di categoria? La categoria non è importante trovare un progetto, ma soprattutto al giorno d'oggi è importante trovare, cosa sempre più difficile, delle persone serie come quelle che ci sono qui a Pineto. E quindi io, quando ho deciso di andare via da Melfi e di trovare un'altra sistemazione, tra le varie offerte ho valutato questa in maniera molto seria perché mi sembrava la scelta migliore. Tu sei un mediano che gioca davanti alla difesa, che cosa può dare Albino Fazio in più a questo Pineto, visti anche tutti gli infortuni che sono capitati proprio a centrocampo? Ma niente, sicuramente cercherò di far esaltare le mie caratteristiche migliori, per metterle a servizio di tutti, dei compagni, dell'allenatore, della squadra tutta. Cercherò di fare del mio meglio. Io gioco davanti alla difesa, mi piace dare i tempi, mi piace non buttare la palla. Insomma, cercherò di fare quello di cui sono capace. E sono pronto e disponibile già da domenica prossima. È tutto per questa prima edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19, adesso le previsioni con Meteo 6. Grazie per averci scelto, buonasera.